siamo qui su The Way Magazine con Silvia. Piacere Silvia. È un privilegio averti qui di ritorno in Italia, perché tu hai preparato un album di respiro internazionale che si chiama There Is Something About You. Come ti è venuta l'idea di fare un salto di queste dimensioni? Perché il disco esce in tutto il mondo. Sì, e beh, è stata una, diciamo, un'opportunità che mi è stata data. Diciamo che i contatti sono cominciati 2 anni fa, dove io mi trovavo appunto a Londra, vivevo là, dove sono stata appunto e sono appunto entrata in contatto con Bjorn Johansson, che è il mio produttore, che è un compositore di questo album, che cercava una voce soul a Londra per un progetto soul, e io mi sono semplicemente proposta, e la scelta, esaminando tanti candidati, tante proposte, è caduta su di me, per cui questo è il motivo per cui sono qua oggi. E abbiamo lavorato per 2 anni, come dicevo, questo album è molto importante, assolutamente di respiro internazionale, è il mio primo album che esce in tutto il mondo, quindi ha un peso, una responsabilità chiaramente positiva per tutto, per quello che succederà, e io mi incrocio le dita. Silvia, io ho parlato con Bjorn, che ha avuto delle parole gentilissime e di rispetto e stima incommensurabili nei tuoi confronti, eppure lui è uno che ha lavorato con tanti artisti a livello internazionale. Tu cosa ti aspetti da questo lancio? C'è molta aspettativa, c'è molta attesa, i tuoi fan italiani chiaramente ti seguono anche se canti in un'altra lingua, quindi che cosa ti aspetti? Beh, io sono stata piacevolmente colpita da questo, perché spesso si pensa erroneamente a questo punto che fare un progetto in inglese in Italia non abbia riscontro, perché è la lingua. In realtà non è così, l'abbiamo già visto, come dicevo anche prima, con altri artisti, di Collins piuttosto che Monica. Il suo primo album è stato, il suo primo singolo è stato in inglese, persone, cioè Elisa, che ha cominciato la sua carriera cantando in inglese, e poi sono diventati grandi piano piano. Cosa mi aspetto? Io spero che questo album piaccia e che sia un nuovo inizio, un nuovo percorso, sicuramente più maturo rispetto a quello che ho fatto prima. È un progetto autentico, è un progetto che mi ha riportato le mie sonorità, mi ha riportato un pochettino al mondo di Fino all'anima nel 2009, ma con la differenza che Fino all'anima era un brano già dal taglio solo R&B, però in italiano. Invece questo è un album tutto in inglese, quindi io quello che mi aspetto è che possa essere, possa piacere, e che soprattutto le persone possano finalmente scoprire la mia autenticità di artista, che credo sia una delle cose più importanti per chi fa il nostro mestiere. E secondo me funziona ancora di più, Silvia, perché tu sei una che veramente della tradizione italiana e della musica popolare ne capisce, perché si capisce quando ci si sente vicini a te e quando canti dal vivo, veramente si ha questa percezione. Ne capisci di musica, oltre che farla. Mi auguro di capire, nel senso che io ho avuto la fortuna, dico fortuna perché è stato un caso, di avvicinarmi alla musica attraverso uno strumento musicale, magari il pianoforte. E come dicevo prima anche in altre interviste, se io avessi cominciato dal canto, senza l'ausilio di questo strumento, probabilmente non avrei avuto un contatto così diretto e così viscerale, ma proprio anche a livello di competenza magari, no? Cioè andando avanti negli anni. Chiaro che sì, io ho cominciato da bambina, però poi ho sempre studiato, perché per me studiare musica era una questione di vita di morte, cioè era una cosa veramente della quale non ho più potuto fare a meno. E quando si comincia a studiare canto, comunque ci si avvicina al canto, molto spesso lo si può fare anche senza conoscere uno strumento, perché il canto è la cosa più istintiva che esista. Invece io ho cominciato a 8 anni con il pianoforte, a 9 con il canto, quindi secondo me questo ha segnato nel mio cammino, già ha gettato le basi per una conoscenza proprio della musica più nello specifico, e quindi sono cresciuta poi negli anni facendo le mie esperienze, i miei concorsi canori,
tutto quanto, fino ad arrivare alle esperienze più importanti, avendo sempre il riferimento alle note, la musica, le armonie, e quindi questa cosa secondo me mi ha aiutato e poi ha sviluppato in me anche un giudizio, diciamo, del tutto personale e soggettivo della musica. Quindi non so se me ne intendo di musica, spero di sì, perlomeno spero, ecco, che qualcuno magari sia d'accordo con me, tutto qua, però. Noi di due magazine lo siamo. Meno male. Ciao Silvia, grazie. Grazie mille a voi, ciao.